Io ho 28 anni e sono quasi collega, sono coetaneo di molti di voi. Eppure comunque vorrei portare oggi la mia esperienza positiva e negativa di quelli che sono gli errori, i successi che io ho acquisito durante questi forse 10 anni, anche se l'attività esiste da 7. E quindi vorrei parlarvi del personal branding, cioè un imprenditore rispetta e rispecchia la propria azienda, e quindi è importante che l'imprenditore sappia promuoversi correttamente. E sicuramente la cosa più importante che c'è da dire, anche come aspetti negativi, perché chi si avvicina alla figura dell'imprenditore deve conoscere, che magari non può immaginare, è la solitudine, perché l'imprenditore purtroppo è costretto spesso a prendere delle decisioni più o meno importanti, spesso sono molto importanti, in maniera autonoma. Possiamo esasperarlo anche come la decisione se licenziare o meno una persona, oppure se investire o meno in una tecnologia, in una risorsa umana. E la solitudine anche si ripercuote in quella che può essere la solitudine dagli effetti familiari, e quindi lasciare la propria fidanzata, il proprio fidanzato con un viaggio di lavoro, o spostarsi per un determinato periodo, sempre per questioni lavorative. E la solitudine anche porta, comunque l'essere imprenditore, porta una cosa che non piace, ma purtroppo accade spesso, all'invidia. L'invidia di amici, che evidentemente non sono amici, di persone che ti stanno accanto, e che purtroppo porta a, diciamo, a un rompersi dei rapporti. Oppure l'imprenditore si trova anche accanto a degli avvoltori, diciamo io, cioè delle persone che si avvicinano solo per i propri interessi. Queste sono purtroppo cose che accadono, che uno deve sapere e a cui deve andare incontro. E naturalmente anche la figura dell'imprenditore comporta degli stress, a sacrifici, quindi già se ne è parlato prima. Io personalmente mi ritrovo a lavorare fino alle 10 di sera, certe volte a lavorare anche il sabato, la domenica. Poi sta ad ognuno di noi cercare quello che è l'equilibrio, che qualcuno chiedeva prima, cioè a gestire il proprio tempo e a trovare i modi, il scomodaggio per non andare a capo. Perché se l'imprenditore va a capo, spesso anche l'azienda può andare a capo, poi dipende da quanto l'azienda è grande, quanto è in grado di vivere senza il leader che l'ha portata avanti. Quindi l'imprenditore deve trovare quelli che sono diciamo i modi per sfogarsi o per ricaricare le batterie, che può essere lo sport, avere dei passatempi. È anche vero che ad esempio io in prima persona ho rinunciato ad alcuni hobby, che può essere di giocare a pallone, perché per esperienza giocare a pallone vuol dire anche rischiare in prima persona, cioè infortunarsi, se mi infortuno ad una gamba o ad una mano perché gioco in porta, significa non poter più lavorare al computer, che per me ad esempio è una condizione importantissima. Quindi purtroppo anche l'essere imprenditore vuol dire avere la consapevolezza e la responsabilità di ciò che si deve fare e che si anche non si deve fare, quindi rinunciare a quelle che sono le proprie passioni extra in questo caso, e rinunciare anche molte volte a delle fede o a dei momenti di salute perché c'è la priorità del portare avanti l'azienda. Questo anche perché l'azienda di solito ha delle altre persone per le quali tu sei responsabile, oltre che hai degli obblighi, dei doveri morali, anche economici. E l'imprenditore deve anche essere costretto a fare degli investimenti. Io sono partito con 5.000 euro di investimento, veramente una risorsa molto bassa, eppure con 5.000 euro sono riuscito a creare un'azienda. E quindi uno fa degli investimenti, che poi servono e che portano alcune volte dei risultati, altre volte no. Però comunque gli investimenti, che possono essere in denaro, con richieste alle banche, oppure semplicemente utilizzando i propri risparmi, permettono poi di fare dei passi. E ancora importante è anche sempre investire nell'innovazione. L'innovazione che può essere sia la sperimentazione di nuove tecnologie, quindi avere un iPad
questo grado di Apple o Rice, ma soprattutto anche l'innovazione di processo, l'innovazione di processo all'interno dell'azienda. E due settimane fa abbiamo introdotto nella nostra agenzia Agile, una cosa una di nuovo, che però è stato uno strumento utile perché ci ha permesso di trasmettere, di valutarci l'un con l'altro e di capire quali erano le mancanze di ciascuno, quali aspetti positivi da migliorare. Io ho scoperto quali erano le mie carenze, diciamo come leader, manager, perché c'è secondo me un equilibrio, e allo stesso tempo sono riuscito con questa forma di valutazione scritta per trasmettere delle altre cose che o non siete per fare di dire o non venivano ben comprese con altre persone del team. Questo è un discorso di miglioramento continuo e del proprio sia personale che per la stessa azienda. E quindi qui si collega il discorso della comunicazione. Comunicare è importante sia con il team, sia con tutte quelle che sono, diciamo così, gli stakeholder dell'azienda, e quindi con i partner, con i fornitori, con gli investitori e soprattutto anche con il cliente. È molto importante dialogare e tenere un dialogo continuo, non chiudersi ad esempio dietro un computer, perché il nostro tipo di attività potrebbe portare, e molto spesso accade, a un rapporto solo telematico, che quindi di risposta e di comunicazione di email. In realtà questo per esperienza non porta a grandi risultati. È importante incontrarsi, parlare con il cliente, vederlo negli occhi. Per esempio una cosa che mi è accaduta la settimana scorsa è stato alla conclusione di una trattativa. Ringraziare esplicitamente il cliente, cioè guardando negli occhi e dire grazie, perché era il primo contratto. In realtà questo era il secondo contratto, quindi un secondo lavoro. Credo che anche queste piccole, diciamo, sottigliezze, diciamo così, umane, portano a dei risultati. Perché comunque il rapporto non è solo economico, è un rapporto umano con le persone, le aziende sono fatte di persone, quindi hai di fronte a te un altro imprenditore. E quindi la comunicazione è, diciamo, la base di tutto, saper comunicare nel linguaggio giusto. Se io sono informatico non vuol dire che devo parlare un linguaggio tecnico ad un altro imprenditore, perché non mi capirà mai. Quindi usare un linguaggio semplice e chiaro per spiegare ciò che sto facendo. Questo migliora e porta anche al raggiungimento degli obiettivi che si prefiggono insieme. E i risultati si possono ottenere se anche si è bravi ad ascoltare e capire quali sono le esigenze. È molto importante far parlare al cliente quando si è nel primo incontro per capire quali sono le sue esigenze e poi proporre anche una soluzione. Un'altra cosa che credo sia molto importante è avere la pazienza nei confronti del cliente sempre, un po' dico che è un'ossessione del cliente, ma il cliente ha sempre ragione. Comunque diciamo, è uno degli elementi che dà l'info vitale all'azienda, ma anche la pazienza all'attendere dei risultati. Alcuni dei nostri clienti più importanti sono stati contattati, seguiti per quasi 6 mesi, quindi i risultati non è che arrivano subito. La settimana scorsa, ieri, sono stato in una grossa azienda, c'è stato un primo incontro, non c'è stato nessun tipo di firma. Bisogna avere pazienza e anche questo primo incontro che abbiamo una rete di contatto che poi vedremo darà poi dei risultati. Però bisogna essere pazienti perché i risultati si hanno a lungo termine. Alcune volte i risultati si riescono a ottenere subito, si è fortunati in qualche modo, altre volte bisogna attendere. Bisogna attendere anche per la riscossione del credito, perché se in questo momento le aziende sono, diciamo, in crisi o sono in difficoltà, manca la liquidità. Bisogna essere pazienti e non stressare proprio il cliente, perché per esperienza questo porta anche una rottura. Cioè se io ogni giorno piango, dico per favore pagami, faccio, sono troppo insistente, rischio che poi il cliente lo innervosisco troppo, a quel romperci, cioè, se in realtà il cliente è in difficoltà come lo sono tutti. E quindi bisogna capire anche quelli che sono, diciamo, capire il contesto economico e poi metterci la passione nel proprio lavoro.
dà la carica di andare avanti e di superare anche i momenti difficili, perché ci sono i momenti in cui io personalmente mi capita di non dormire la notte, perché ho pensieri, ho responsabilità, ho tante cose in mente e non si riesce magari a trovare quello stesso equilibrio che uno va cercando. Però la passione per il proprio lavoro porta anche a resistere anche a quelli che sono, tra virgolette, gli attacchi di una persona insoddisfatta, una persona con pieni che è insoddisfatto, magari insoddisfatto personalmente, insoddisfatto per un contesto familiare, aziendale, in quel momento ti rivolge e ti scarica tutte le sue, tutti i suoi stress, tutte le sue preoccupazioni, ti dice no, hai fatto un lavoro schifoso, mi è stato detto, non di qualità, sei caro, dice tutte le cose più brutte che uno vorrebbe mai non sentire mai. Però questo non significa lasciare tutto e dire oh adesso basta, cambio. Significa se veramente credi che hai passione quello che stai facendo, vai avanti, prendi atto di quelle che sono le cose che ti sta dicendo il cliente. Cerchi di migliorare la comunicazione, cerchi di capire che cosa, quali sono gli aspetti che ti sta sottolineando, perché evidentemente è mancato qualcosa nel rapporto con quella persona, evidentemente è mancato un passaggio, quel cliente non è soddisfatto di qualcosa e quindi bisogna cercare di colmare quella mancanza che non è meno. E soprattutto è anche, quasi ne abbiamo già parlato, l'autostima di se stessi. L'autostima è una questione psicologica. Un mese fa, forse anche un po' di più, ho seguito la presentazione del corso di Roberto Re, che è un motivatore. E anche semplicemente seguendo la presentazione, tra l'altro un motivatore che se non sbaglio ha formato anche personaggi del calibro di Fiorello. È una questione psicologica, cioè ognuno è artefice del proprio successo. Se tu apri il piede sbagliato perché non ti valuti, ovviamente non si andrà da nessuna parte. Se tu vedi il bicchiere mezzo vuoto, apri il piede sbagliato, devi essere anche in qualche modo ottimista, poi vedremo. E quindi bisogna anche imparare a gestire i propri successi. A gestire, anziché gestire, a gioire che è successo. Perché spesso diciamo, il nostro stile di vita non ci aiuta, cioè la nostra vita oggi è incentrata più sul sottolineare gli errori e a qualche modo a penalizzarli, perché la scuola non ci insegna anche questo. Tu hai sbagliato, quindi hai un buon negativo. Non devi sbagliare, invece non è così. In realtà uno deve sbagliare, perché l'errore è visto come forma di opportunità di crescita. Nessuno fa niente. L'errore serve per migliorare, per studiare, per capire quali sono le forze, le debolezze di ciascuno. Quindi è una questione proprio mentale. Se tu impari a essere contento quando hai raggiunto un successo, un piccolo grosso successo che ti sei programmato, sarai anche in grado di accettare la critica, perché c'è un giusto equilibrio. Quindi, come dicevo prima, essere ottimisti. Credo che sia sempre importante sorridere, trasmettere positività, come anche si diceva prima, frequentare i luoghi dove si respira la vita. La televisione negli ultimi mesi trasmette tutto il contrario. Vedi Report e ti viene l'angoscia, e vedi Matrix, senti politici e non politici parlare e dici vabbè allora io che faccio domani chiudo, perché è quello che ti viene a pensare, cioè alla fine della puntata di Report io mi chiedo sempre se ha più senso domani investire nell'altro personale, e questo non porta alla creazione delle imprese, questo è un qualcosa di cui limitarsi. Invece va bene, tipo prenderne atto di quello che prenderà di quello che si dice nella televisione, però poi continuare sulla propria strada, cercando anche di valutare quelli che sono i risultati che l'azienda sta portando avanti, perché se si fermano tutti, tutto il paese agisce. Se invece qualcuno sta andando bene, sta andando per la sua strada, è giusto un continuo investimento. Quindi credo che comunque sempre trasmettere anche con un semplice sorriso, credo che sia
sia molto importante la comunicazione non verbale, su questo diciamo, la PNL, su questo aspetto siamo molto più di loro, così, perché comunque l'impatto, il primo impatto, anzi il primo incontro, oppure i primi 10 secondi di una telefonata, sono determinanti per i successivi incontri o per il buon essere. Poi soprattutto bisogna cercare di essere umili, di non dire io so sempre tutto, so tutto, ma accettare le critiche. E a questo riferimento, a questo, diciamo, merito a questo concetto, ho riportato la locandina del film di Einstein, che secondo me è molto importante sotto tanti punti di vista, ma in particolar modo mi piace pensare che nel fare esperienze, come nel film, perché alla fine, in quel caso, la trama del film era la persona che dice sempre sì e accontenta tutti, ma diciamo, alla fine si può vedere anche da un punto di vista di fare tante esperienze, al bungee jumping o a tanti altri lavori, comunque ti porta sempre qualcosa, ti insegna sempre qualcosa, il fare il teatro ti probabilmente aiuta a comunicare meglio con le persone, fare lo sport ti aiuta a fare sport, ti aiuta a avere un rapporto migliore con il corpo, come qualcuno diceva prima, avere un rapporto giusto equilibrio tra il corpo e la mente, ci deve essere sempre. E in ogni occasione è importante per acquisire qualcosa. Io non pensavo che fare un colloquio di lavoro potesse insegnarmi qualcosa, invece anche fare un colloquio di lavoro, cioè al contrario, ascoltare le persone per vedere se effettivamente potrebbero entrare nel nostro team, anche in quell'occasione c'è uno scambio di idee, impari a valutare una persona sin da prima di voi, quindi quando tu vai a fare un colloquio di lavoro, quando tu vai a presentare un progetto, puoi accorgerti di determinati difetti che tu hai. E un'altra cosa che invece vorrei dire è che secondo me è sbagliato avere dei libri. Sempre facendo una chiacchierata con anche un imprenditore, mi è stato chiesto qual era il mio idolo, il mio idolo come imprenditore, se Steve Jobs, Bill Gates, Zuckerberg. Credo che non ci debba essere un idolo per ciascuno di noi, bisogna puntare su se stessi. Queste persone invece devono essere prese come riferimento, perché nessuna di queste è perfetta. Ognuna di questi imprenditori, di questi guru, ha un qualcosa, una qualità. E noi dobbiamo essere in grado di prendere ciascuno, di prendere le qualità migliori o quelle che noi riteniamo migliori. Poi costruire una propria personalità. Se no, si è anche finito con quello che era l'autostima. Un'altra qualità che credo sia importante è quello dello studio. Lo studio anche nell'università. È vero che le università magari sono un po' vecchie, è vero che magari non tutti i professori sono in grado di trasmettere qualcosa, questo diciamo, è vero, ma in tutte le situazioni, in tutti i contesti non c'è mai la perfezione. Però lo studio è importante, io in prima persona, perché io vengo da una formazione di informatica, mi sono lavorato in informatica, è tutt'altro settore. Sono partito dall'informatica, in informatico e sono diventato in qualche modo imprenditore. Mi sono costruito piano piano. Lo studio, in questo caso l'università, ti dà delle basi, e io credo che l'università sia il metodo di studio che ha tutte le competenze. Poi sta a te approfondire, fare esperienze, metterci del tuo, è una base. Ancora, un altro aspetto è l'ambizione, di puntare sempre in alto, avere fortuna come viene anche detto, no? Tu sei fortunato perché per alcuni versi ho preso il treno al momento giusto. Creare la rete di contatti, quindi avere le giuste conoscenze di imprenditori, amici, la rete di contatti la si crea frequentando le occasioni che potrebbero essere queste, frequentando i posti giusti, oppure semplicemente
curando il proprio social network, non Facebook come strumento per trasmettere le proprie passioni, le cose personali, ma come strumento di business per cercare lavoro. È importante anche avere un supporto psicologico, tendo a dire, di persone che ti stanno accanto, di imprenditori che ti aiutano anche nel momento quando tu sei in crisi, oppure di supporto familiare o di fidanzate, come dicevo prima, che sappiano capire quando tirarti su, che magari il momento non è migliore. Essere anche un po' pazzi aiuta nel muoversi in determinati aspetti e in determinati momenti. E infine, una cosa sempre per la quale io credo sia importante, il look. Ognuno ha il proprio look, però pensiamo sempre a un contesto locale, noi siamo pari, non stiamo in Silicon Valley. Zuckerberg si può permettere le ciabatte dell'Adidas, comunque si poteva permettere. Io credo che la mentalità, la cultura locale,